Lunedì 13 settembre 2010 il maestro Gino Terreni, uno dei più illustri artisti toscani, festeggia il suo 85esimo compleanno. Nasce infatti a Tartigliana, una piccola località nei pressi di Empoli, il 13 settembre 1925 da una famiglia contadina. Ancora ragazzo, si dedica all'incisione su tavolette di legno e si avvicina alla scultura plasmando la creta che si procura nelle grotte vicino casa. Comincia a studiare arte all'avviamento professionale di Empoli sotto la guida del maestro Nello Alessandrini, ma all'inizio della Seconda Guerra Mondiale lo costringe ad interrompere gli studi. Renitente alla leva, non si presenta a Pistoia per il servizio militare, dopo l'armistizio diventa partigiano ed entra a far parte della Brigata Arno con la quale compie numerose azioni. Poi si arruola volontario nel battaglione Arditi d'Assalto, divisione Legnano, e combatte sulla linea gotica. Questa esperienza segna per sempre ed in modo profondo e radicato la sua vita e indistintamente ogni sua opera. Nell'iconografia di Terreni, mani e piedi enormi, volti trasfigurati e urlanti si stringono nello spazio. L'inutile sofferenza, frutto di ogni guerra, e la semplicità della vita nella campagna toscana sono i suoi principali punti di riferimento e di ispirazione. Un linguaggio drammatico, espressionistico, in cui guarda ad un altro illustre artista toscano, Lorenzo Viani, e alla sua attenzione al mondo degli umili e degli oppressi. Alla fine della guerra, Terreni riprende gli studi, frequentando l'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze, dove ha come insegnanti due maestri dell'incisione come Pietro Parigi e Francesco Chiappelli. A Firenze acquisisce anche destrezza nella xilografia e conosce l'amore per Giotto e Masaccio, spesso leggibili nelle impaginazioni compositive e nell'impianto volumetrico dei corpi. Conclusi gli studi, si dedica all'insegnamento della storia dell'arte nei licei e all'educazione artistica nelle scuole medie, mentre collabora con varie riviste. Diviene accademico dell'Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno, delle Muse, degli Incisori d'Italia, dell'Associazione degli Incisori Veneti e della Compagnia del Paiolo di Firenze. Nel 1999 viene nominato Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici. È cittadino onorario del comune di Montaione e di quello dell'Abetone. Inoltre ha rivestito incarichi presso associazioni di ex partigiani e di ex combattenti. Con Virgilio Carmignani ha fondato a Empoli i Musei della Resistenza e dell'Arte Moderna nel 1973. Gino Terreni è un artista poliedrico, uno sperimentatore che stupisce per l'eccezionale qualità e quantità della sua produzione. Nel corso della sua lunga carriera si è cimentato dalla xilografia alla pittura su cavalletto, dal mosaico all'affresco, per passare a vetrista fino ad arrivare alla scultura monumentale. La guerra, se da un lato ha segnato irrimediabilmente la sua memoria, ha però indicato all'artista il soggetto da raccontare. Le sue sono opere emotive e di grande suggestione, da cui traspare la tragicità dei soggetti rappresentati, l'uomo e la sua sofferenza, la semplicità della vita dei campi, le vittime di ieri e quelle di oggi con le loro angosce e le loro speranze. La guerra, se da un lato ha segnato irrimediabilmente la sua memoria, ha però indicato all'artista il soggetto da raccontare. Le sue sono opere emotive di grande suggestione, da cui traspare la tragicità dei soggetti rappresentati. L'uomo e la sua sofferenza, la semplicità della vita dei campi, le vittime di ieri e quelle di oggi con le loro angosce e le loro speranze. Sue opere si trovano presso la Galleria degli Uffizi, il Museo Civico di Pistoia, la Collezione Vaticana, la Collezione del Museo Puskin di Mosca, il Museo di Leningrado, il Museo Orne di Firenze, la Galleria d'Arte Moderna della Resistenza di Empoli, il Museo Fattori a Livorno e in numerosi altri musei e collezioni private. Ha realizzato tra gli altri il Monumento Internazionale alla Pace dell'Abetone, il Monumento Internazionale alla Pace ai Caduti di tutte le guerre a Montelupo Fiorentino, tutti tra il 92 e il 96, e nel 1993 a Ponte Egola il Monumento a Stellato Spalletti, proprio nel luogo dove nacque nel 1920 il granatiere medaglia d'oro al valor militare morto nel secondo conflitto mondiale a Stella Radati in Grecia. Poi il grande monumento in marmo di Carrara in memoria dell'eccidio del Padule di Fucecchio, accaduto nell'agosto del 1944 ad opera delle truppe naziste, in località Castel Martine, inaugurato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel settembre del 2002.
A Empoli, nel gennaio 2010, per il 35esimo anniversario della tragica morte dei due agenti di pubblica sicurezza, Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, per mano del terrorista fascista Mario Tutti, Terreni realizza e dona un bassorilievo in marmo in onore delle vittime, posto sulla facciata della chiesa Madonna del Pozzo di fronte al commissariato della città. Tra i mosaici realizzati, l'esteso ciclo con scene salienti della vita di Gesù nel santuario di San Gerardo a Mater Domini a Caposele in provincia di Avellino e il San Francesco presso la chiesa della Verna, oltre ad altri soggetti sacri presso il cimitero dell'Antella. Terreni ha realizzato le vetrate del monastero di clausura di Pisa, quelle della chiesa di San Matteo alla Rotta, poi una Santa Teresa presso la chiesa di Mastro Marco a Lamporecchio, una vetrata con Padre Colbe e San Giuseppe nella chiesa di Bassa di Cerreto Guidi e le vetrate nella pieve di Santa Maria al limite sull'Arno. Numerosi anche gli affreschi realizzati, tra i principali l'Amicizia, l'Annunciazione, la Battaglia di Colle che si trova nella Casa Torre di Arnolfo di Cambio a Colle Valdelsa, il Transito della Madonna dell'Impruneta a Villa Bottai del Galluzzo e ancora la Battaglia di Colle presso Castel Bigozzi nei pressi di Strove, la Rinascita presso Villa Berriguardo di Vinci e la Storia del Cardinale della Rovere nell'Abbadia della Rovere a Colle Valdelsa, oltre agli affreschi della Basilica di Santa Dorotea a Roma. Ha tenuto numerose personali, oltre 100 solo in Italia, Livorno, Firenze, Empoli, Colle Valdelsa, New York, Venezia, Houston, Padova, Melbourne, Grosseto, Assisi, Roma, Parigi, Norimberga. Tra le recenti, da evidenziare quelle all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze nel 1999, curata da Gabriella Gentilini con intervento critico di Tommaso Paloscia, a Certaldo presso la casa di Giovanni Boccaccio nel 2001, a Empoli in Palazzo Ghibellino nel 2005, mostra curata da Umberto Baldini e nello stesso anno ha presentato la personale per non dimenticare alla Galleria di Palazzo Panciatichi su invito del Consiglio regionale della Toscana. Quest'ultima mostra, curata da Giovanna Maria Carli, ha avuto la presentazione critica del professor Antonio Paolucci. Terreni ha inoltre partecipato a numerosissime collettive in Italia e all'estero, ricordiamo quelle di Città del Messico, New York, Mosca, San Pietroburgo, Lubiana, Tokyo, Barcellona, Madrid, Cracovia. Oggi Terreni lavora nei suoi studi di Empoli, Castel Fiorentino, San Martino alla Palma e occasionalmente anche a Colle Valdelsa nella storica Casa Torre che fu di Arnolfo di Cambio, messa a sua disposizione dal carissimo amico Marco Cellerai, attuale proprietario. Ma l'artista lavora anche in Versilia, dove soggiorna periodicamente dal 1970 e dove realizza le sue opere presso le più importanti fonderie della zona. L'amore per gli altri e per la vita lo trova instancabile anche nell'arte, al punto di avere molti progetti per il futuro. Uno di questi è un monumento per il paese di San Martino alla Palma e l'altro, molto più ambizioso, per una piazza di una località della Valdelsa in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità Nazionale. I temi proposti saranno l'antifascismo, la resistenza e la pace.